Fredrik Sørensen è giunto ieri sera a Pescara. Questa mattina si è sottoposto a visite mediche prima di firmare il contratto e mettersi a disposizione di Roberto Breda, già a partire dalla seduta di questo pomeriggio al Vestina. 29 anni ad aprile, il difensore danese, centrale all'occorrenza terzino destro, rappresenta sulla carta un innesto di assoluta caratura per età e pedigree, avendo giocato sempre in Serie A italiana, Juventus, Bologna e Verona, Bundesliga, Colonia e Super League Svizzera, Young Boys, con cui ha vinto il campionato e dove era stato girato in prestito dal club tedesco la scorsa stagione. Resta da capire l'efficienza fisica di Sørensen, che un anno fa è stato operato al ginocchio dopo aver giocato titolare nella prima parte della stagione allo Young Boys. Da allora appena 3 partite da subentrato e, tornato al Colonia, altre 3 partite giocate, una sola da titolare, l'ultima a ottobre, anche se coi tedeschi si è sempre allenato prima di rescindere il contratto. Quella di Sørensen potrebbe non essere l'unica novità in difesa, perché nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Lorenzo Pirola, difensore centrale mancino, classe 2002, di proprietà dell'Inter, e in uscita dal Monza, dove era andato in prestito, ma dove ha collezionato appena una presenza da 33 minuti in campionato e 2 apparizioni in Coppa Italia. Se l'affare dovesse andare a buon fine, potrebbe esserci una uscita in difesa, dove al netto dei concomitanti infortuni c'è abbondanza di calciatori. Si concentrano però sull'attacco le maggiori attenzioni, un vero e proprio rebus, con Fabio Ceravolo sempre più lontano dal Pescara e con Adriano Montalto, che gli ultimi rumors danno per convinto di restare a Bari, sembra complicarsi anche la pista Pietro Iemmello. Il giocatore, in prestito alla Las Palmas di proprietà del Benevento, ieri sera ha intervenuto nella trasmissione a tutto campo di RTC Telecalabria, dove è stato incalzato sulla sua futura destinazione. È giusto queste squadre che ti stanno, diciamo, cercando, Frosinone, Brescia e Regina? Sì, sto parlando con queste squadre, adesso spero di concludere a breve qualcosa. A te piace più il nord, il sud o il centro? io sono del sud e mi piacerebbe sempre il sud, anche se ho giocato poco al sud, però devo dire che anche Frosinone è centro-sud. Quindi siamo là, diciamo. Dai. Insomma, il Pescara non sembra rientrare tra le ipotesi di Iemmello, che se dovesse accasarsi a Frosinone potrebbe riaccendere le speranze del Pescara per Federico Dionisi, pronto a lasciare la squadra di Nesta e ripartire. Antonino Lagumina resta una soluzione che piace al Pescara, ma un suo arrivo dalla Sampdoria presuppone che il club blucerchiato eserciti in anticipo rispetto a giugno l'obbligo di riscatto, versando subito nelle casse dell'Empoli 6,5 milioni di euro. Operazione tutt'altro che certa. Il rischio, anche in questo mercato, come nei precedenti, è che, non mettendo soldi sul piatto per i cartellini e nell'attesa dell'incastro perfetto, l'attaccante possa arrivare solo negli ultimi giorni di mercato e con un profilo inferiore alle attese. La classifica deficitaria impone di far presto e magari anche a fronte di uno sforzo economico. Chi non tornerà a Pescara, ma lo sperava, è Manuel Pucciarelli. L'attaccante lascia il Chievo e va negli Emirati Arabi, al Dibba Al-Fujairah.